Ogni volta che mi addormento guardando video su YouTube, mi risveglio con dei video di loro che costruiscono strutture incredibili a mano. Ma invece di tornare a dormire, quel giorno ho avuto un'idea. E se ci provassi anch'io? Sì, le solite idee delle 3 del mattino che vengono dimenticate poco dopo, giusto? Ho scelto quindi di ricreare il loro video più visto, dove partendo da una buca costruiscono una capanna con piscina attorno, un ponte e molto altro. Ben 170 milioni di visualizzazioni. Devo rifarlo. Quindi, step numero 1, trovare un terreno. Vediamo, terreno... 600.000 euro. No, non è nel budget. Lo farò qui, in centro a Milano. Bro, se lo fai qua ti arrestano. È vero, è vero. Anche in centro a Milano non si può fare. Dai che qualcuno con un terreno lo trovo. Regà, se avete un terreno da potermi prestare, scrivetemi qui su Instagram. Per favore, ne ho bisogno, aiutatemi. Avresti un terreno da prestarmi? Invia a tutti. Bro? Bro, te l'ho trovato io. Oddio, meno male. Ah, c'è solo un piccolo problema. Devi farlo entro 3 giorni perché poi serve il proprietario. A parte questo dettaglio, il primo step è finalmente completato. Il terreno ce l'abbiamo. E mo? Prendiamo un po' di misure. E con tutti gli strumenti necessari, prendendo come riferimento il video di Primitive Survival, ho iniziato a misurare il terreno nella maniera più precisa possibile, disegnando il progetto nei minimi dettagli. Mi mancava solamente lo strumento principale con la quale realizzano le strutture, un bastone. Questo è perfetto. Abbiamo tutto quello che ci serve, tocca solo iniziare a scavare. Sarà un po' lunga, mi sa. Forse ho sottovalutato quanto tempo ci vuole per realizzare uno scavo del genere con un bastone. Devastante. Non gliela faccio più. È passata mezz'ora, questo è quello che sono riuscito a fare. Però è anche vero che loro sono in due, quindi posso chiamare rinforzi. Obbligatorio. Bro, sto facendo un video in cui ricreo Primitive Survival nella vita reale. Ma da solo non ce la faccio, per forza bisogno del tuo aiuto. Non ti preoccupare, arrivo io, porto anche gli attrezzi. Ok, ti aspetto. Vabbè. A dopo. Intanto troviamogli un bastone, perché ovviamente ne avrà bisogno anche lui. E questo è il meglio che ho trovato. Oh, siamo nella natura, questo è, va benissimo. Nell'attesa ho continuato a scavare, ma al suo arrivo avevamo già un problema. Non credo abbia capito bene il concept. Perché? Perché c'è una pala? Mi spieghi cosa stai facendo? Bro, Primitive Survival, la pala non allora, serve. Ho le prove tangibili, loro usano le pale. No, non usano le pale. È tutto fake. Non è fake. È tutto fake. Fammi vedere. Allora. Vediamo se non ci ho capito niente. Come non detto, aveva ragione. A quanto pare non scavano con un bastone, ma hanno pale, piccone, di tutto. In alcuni video si sono dimenticati di nasconderle. Sì, mi si è spezzato il cuore anche a me. Ok, usano le pale. Saresti stato qua 4 giorni senza scavare nulla. Sì, e va bene. Allora, possiamo usare la pala, va bene. Va bene, meglio. Svolta così. Continuiamo con le pale, se no era impossibile. Non che il problema si fosse risolto del tutto, ecco. La vedo molto dura. Un passo alla volta. Sì, in un paio d'anni magari. Sì, sì. Ah, ma te è molto meglio la pala. Sì. Ci dite sempre nei commenti, andate a zappa la terra. Ragazzi, è successo. Finalmente. Il tempo continuava a scorrere e l'obiettivo era sempre più lontano. Era chiaro che neanche la pala ci avrebbe salvato. Ma loro come fanno? C'è qualcosa che ancora non abbiamo capito. Altri 40 minuti buttati. In due abbiamo fatto questo e siamo morti. Ci avrebbero licenziato in una situazione reale. Quindi tocca chiamare l'esperto, bro. Sì, rinforzi. Ci serve un consiglio. Bro, è più di un'ora che siamo qui a scavare. È impossibile, ci serve un consiglio. Ma state scavando con la pala? Non si fa così, state sbagliando tutto, regà. Ma che loro usano le ruspe, gli operai, cioè di tutto e di più, frate. Ecco cosa mancava. Oltre alle pale li hanno sgamati ad usare ruspe, operai, progetti edili veri e propri. Ma io come faccio, bro? Non conosco nessuno. No, frate, non ti preoccupare, stai sbagliando tutto, ci penso io. Ti mando tutte le cose che ti servono. Bro? Sta entrando... una ruspa. Questo è l'arrivo, non farò domande. Ok, salve, piacere Alessandro. Salve, iniziamo, siete pronti? Avete preparato tutto? Sì, ti faccio vedere il progetto. Allora, il progetto è questo qui. Vabbè, sembra abbastanza chiaro. Tutto chiaro? Perfetto, va bene. Partiamo 10 per 6, poi partisco così vedo il buco centrato. Allora, un angolo parte da qua, giusto? Sì, ok. Te sei addetto alle misure? Io sì. Perfetto. Poi andiamo davanti.
Come va? Lascio fare a loro, non capisco molto di quello. No, manco io in realtà. Ok. Ah, la traccia. Oh, più o meno. Sì. La cosa incredibile è che dal che non sapevamo niente si è trasformato tutto in subito fai, clean. Fai, giusto così. Ah, perché mo toccava quello interno. Ti scusa, così è truccato, non vale. Ha fatto con una ruspata tutto quello che abbiamo fatto noi. Tutto e di più. Forse potevamo farcela davvero. C'è solo un problema. Stavo perdendo potere nel mio cantiere. Bisognava rendere subito chiare le cose. Comunque va bene tutto, ma so io il capo qua. Beh, insomma, chi decide? Cioè, io decido tutto, ovviamente. Voglio responsabilità poi, eh. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Seguite il mio talento. Io gli do indicazioni. Quindi, cosa stiamo facendo? I primi step della costruzione sono fare la buca centrale, tracciare il perimetro e creare lo scheletro della struttura. Il buco ce l'abbiamo, sarà all'interno della capanna. Dobbiamo andare a mettere ovviamente tutti i pali intorno, ma per ora tutto quadra, sembra andare secondo i piani. Fammi uscire dalla tomba. Quindi dobbiamo andare a prendere i pali. Ok, va benissimo. Va bene. Leroy Merlin, ci siamo, è il momento di prendere tutto. Questa è l'area che ci interessa a noi. E non solo, oltre al legno per la capanna abbiamo comprato tutto quello che potesse servirci per abbellirla, come le foglie per il tetto o i materiali per il ponte. Sì, faremo anche il ponte. Tra l'altro non avete idea di quanto io abbia speso per questo video? Fatemi un favore, andate su alemontesi.com che è lo sponsor di questo video. Sono fighissime, inoltre supportate il canale, quindi alemontesi.com, felpe, magliette, cappellini, zaini, pantaloni, c'è tutto, tutto, andate. Vi prego, per favore. Ah, bomba, ok. Ok, e ora lo dobbiamo fare per 80 volte, quindi ci vorrà un po'. Iniziamo quindi a dare vita alla casetta al centro, anche perché così se no sembra solo la buca per una bara. Yeah. Guarda come mi avvio il braccio. Ma come fa? Ok. Ok. No, no, non è male, oh, guarda che io sono forte qua, è qua tutti a prendermi in giro, ma io? Ma va bene, va bene. Ma vedi, qua è più morbido. Un attimo. Oh sì, sì. Raga, in realtà è devastante, però sta a far finta di niente. Dai qua, ecco, ti faccio vedere così. Fammi capire un attimo per vedere, no, se ti hai capito. Prima devi avere qua, dopo devi fare. Ah, ho capito. Ok, ok. Vabbè, dai, più o meno. Che più o meno? Ci sta. Ah, perché non stavo dando tutto, eh? No, perché? No. Risparmi, vai. Era risparmio. Se studi, i pali vanno dentro. Recepito. Vediamo se hai capito. Ok. Già è finita la benzina. Forse col sinistro proprio manco. Allora, il Matteo... Oh. Dammi qua un po', come cazzo? Dammi niente. Hai capito? Ho capito. Ma com'è che a me non va così in giù? Ho detto, se non hai forza non va. Ci vuole esperienza qua. Io la faccio più. Allora Mario, siamo tutti d'accordo. Fallo te. Ti prego, non mi pia la mano, ti prego. Mamma mia, se lo dici così te lo prendo davvero. Ok. Così? Sì, sì. Prossimo? Vai. E mentre Mario, il vero capocantiere, continua a prendermi in giro, ha completamente preso il controllo di tutta la situazione. Subito. I lavori procedono. Piano piano la struttura sta prendendo forma. Già come vedete, se prima era solo un buco, abbiamo l'inizio della capanna. Questa dovrebbe essere la parte più dura di tutte in realtà. Finita questa, a cavallo. Non avessi mai detto quella frase. L'incubo era appena iniziato. La ruspa aveva smesso di funzionare. Problema in corso? Sì. Si ricomincia, Matteo. La pala c'è, il bastone c'è, ci tocca. Non riusciamo a capire il problema, abbiamo chiamato il meccanico sperando che sia una cosa risolvibile così, perché sennò salta tutto, è finita qui. Se il meccanico è disponibile, arriva al meccanico. Se lo può riparare, lo ripara sul posto. Se no, okay. Viene portato in officina. Okay. Viene indovinato il difetto giusto. Okay. Poi viene smontato il pezzo giusto. Dopo ordinato il pezzo giusto. Arriva... 4 giorni. Vabbè. Oh, nel frattempo lo famo. Sì, riusciamo a fare una pista da biglie se scaviamo. Sì, noi. Sì. Rompiamo domani, dopodomani, ci aggiorniamo a lunedì. In caso seppellitemi qui, diventa da una casa a una bara. Un po' di letame intorno, ma va bene. Io sono un meccanico comunque, se volete. Davvero? Sì. Letame. Sì, è proprio questo il problema. Quale? Un po' sporco qui probabilmente. Oppure la pompetta. Ma mo parte. Il meccanico è la nostra ultima chance. Stava andando tutto benissimo, è tutto. Questo, ovviamente, perché non la guidavo io, se no, cioè, non sarebbe mai successo. Nel prossimo episodio.
Non vedo l'ora di farvi vedere cosa ci sarà lì dentro. Da disperati che eravamo, la situazione si è ribaltata completamente. Regge, cioè non ho fondamento per dirlo. La mia funzione ora è camminare sulla terra spianata per appiattirla. Cioè io continuo a scendere di grado, è una cosa pazzesca. E abbiamo finito! Bellissimo.